ragazzi, e ben ritornati sul mio canale. Finalmente sono riuscito a finire questi maledetti esami. Addirittura ieri non avevo manco i capelli tagliati, quindi vi lascio immaginare i 40 gradi, la pelle che si scorticava dalla mia mano. Quando sono andato là a fare l'ultimo esame orale, la presidente mi ha detto: ma chi hai, un gatto da testa? Così, Pancrazio. Comunque ragazzi, bentornati sul mio canale, perché veramente da tanto tempo qua un telecomando random, e da tanto tempo quindi ragazzi che non ci sentiamo. Siccome anche da tanto ragazzi che non ci sentiamo, vorrei rispondere anche alle vostre domande, che me ne sono state poste veramente tante sotto alcuni video. Quindi una domanda random, per esempio, ce la fa Nicola Amate, ci scrive: qual è il tuo tipo di musica preferita? È quella musica che va di moda, no? Quelle che si sentono nelle varie discoteche eccetera. Quindi sono uno che praticamente mi adatto a quasi qualsiasi tipo di musica. Dark Fall ci dice: qual è il tuo obiettivo su YouTube? Non lo so, dimmelo tu, perché io non lo so, spiegamelo tu. Il mio obiettivo su YouTube è, come ho detto prima, è quello di far divertire la gente con quel poco che ho io. Quindi a disposizione ho solamente una PlayStation, due lampade, non è che sono due lampade di quelle professionali, quindi sono due bajur puntate sui miei occhi, ventolino USB, che come potete vedere un ventolino di questi che è grande quanto la mia testa, mi aiuta a passare le giornate più calde. Con quel poco che ho riesco, sto cerco comunque di portare il divertimento. Qua c'è un evidenziatore. Bernie Cordova ci scrive: che programma usi per editare i video? Uso principalmente Sony Vegas, ormai quello è il programma che usano quasi tutti. Se devo fare qualcosa di più elaborato uso After Effects, se no principalmente uso Sony Vegas. Ormai Sony Vegas lo uso da quando ho iniziato la mia carriera su YouTube, quindi lo conosco per fine e per segno, anche se c'è qualche funzione nascosta che ancora non conosco, ma per lo più uso sempre quello. Fuck, segui il calcio? Se sì, che squadra tifi? Non per dire, ma io non vorrei perdere qualche iscritto solo perché io sono interessato. Ognuno ha la sua squadra. Io metto in gioco la regola della parità di squadra. Quindi se tu tifi un'altra squadra, a me non me ne frega niente. Ti rispetto per quello che tifi, a me non me ne frega niente. Io sono interista, mi piace essere interista. Se la Juve ha vinto 3 campioni di fila, cazzi loro. Io sto morendo di caldo, 40 gradi qua dentro la stanza, va bene. Comunque ragazzi, ancora mi sono dimenticato di ringraziarvi ancora per i 1000 iscritti, anche se già vi ho ringraziato abbastanza con lo speciale. Ho visto che vi è piaciuto molto quello speciale fatto a forma di The Show. E infatti la prossima domanda ci dice Peppe Curri, che ci dice: fa, ti piacerebbe fare video tipo i The Show? A me non dispiacerebbe fare quella tipologia di video. Il problema è che comunque il mio canale è incentrato sul gaming e non su esperimenti sociali eccetera. Fa, ci fai vedere la tua stanza da gaming? È sempre Forza Reggio, Bale e Salerno. Inerta! Per rispondere a questa domanda, a breve arriverà anche un video su cosa uso io per registrare, quindi anche come iniziare a fare alcuni video basilari con quello che si ha normalmente in mano. Qui in quel video mostrerò sia cosa uso, sia la mia straparentesi postazione da gaming, anche se non so se quanto si possa definire postazione da gaming, dato che non ho nulla di speciale, ma sono cose che penso abbiate tutti in casa. Fuck, faresti un nuovo inizio su COD una volta arrivata a 1000? Questa domanda la sto leggendo quando i 1000 abbiamo già raggiunto e superati da un po'. Se tu mi hai come amico del PSN e andresti a guardare il mio profilo, vedresti che il mio profilo è a livello 1. Volevi! ZGame05 ci fa: una volta arrivata a 1000 iscritti, farai una live di 3 ore o più? L'unica cosa che mi manca quindi per fare una live vera e propria, mi manca proprio un dispositivo di acquisizione e un microfono buono, cosa che ancora non ho ma che spero di avere al più presto, perché le live a me sono sempre piaciute. I giochi che stanno per arrivare, tra cui Doom, Rainbow e addirittura Destiny, vorrei portare delle live su questi giochi, ma mi manca proprio questa attrezzatura. Ragazzi, spero che questo piccolo vlog / FAQ Time vi sia piaciuto. Come sempre vi invito a lasciare una domanda qui sotto per il prossimo FAQ Time. Però vi ringrazio ancora per lo splendido guardo dei 1000 iscritti. Come sempre vi invito a fare ciò che lo mi avvice qui sotto, a condividere il video, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Qui da voi di tutti è tutto, bella! Ne vorrebbe 1000. Ne vorrebbe 1000, che vuol dire? Se ne volete 1000. Scusi, lei sa dove sono i miei 1000? I 1000, sapete dove sono andati?